Ciao a tutti, oggi siamo qui per raccontarvi una storia che inizia a settembre del 2012, quando nasce il Web Team di Matera 2019. Un gruppo di volontari digitali convinti che la candidatura di Matera a Capitale Europea della Cultura possa essere un motivo per ripensarsi, per fare comunità ed innovare. Grazie, senza fare pubblicità, a un semplice gruppo Google, abbiamo condiviso conversazioni e organizzazione di azioni digitali legate alla promozione della candidatura di Matera a Capitale Europea della Cultura. Questo è il Web Team di Matera 2019 nel 2013, oggi conta più di 90 iscritti. Questi sono i membri più attivi del Web Team. Perché questa foto è rappresentativa perché il Web Team ci ha messo la faccia, diciamo così, nel percorso di candidatura. E ci ha messo la faccia perché la nostra strategia è stata quella di fare da cassa di risonanza ai contenuti degli account ufficiali di Matera 2019, ma è stata anche quella di, attraverso i nostri account personali, fare da approfondimento ai temi e ai valori della candidatura, quindi un approfondimento che è stato sviluppato intorno ai nostri interessi e agli interessi della cerchia dei nostri amici. Quindi, due azioni diverse che hanno portato a un risultato unico, quello di accrescere la comunità online vicina al percorso di candidatura di Matera. E quindi vicina e quindi anche curiosa di comprendere perché Matera poteva essere la scelta vincente per questa, tra virgolette, competizione. Le regole che ci hanno permesso di fare gruppo le abbiamo condivise insieme. E sono state anche il nostro punto di forza. Sono tre semplici regole. La prima, la più importante, don't feed the troll, cioè non cadere nella tentazione di rispondere alle sterili provocazioni della rete. La seconda, anche non meno importante, è che la rete è fatta di persone, quindi di avere cura di tutte le relazioni. E la terza è quella di non prendersi mai alla fine troppo sul serio. Diciamo, queste regole ci hanno consentito di avere appunto cura di tutte le relazioni in rete e quindi di dare valore a tutti i contenuti che arrivavano da parte degli utenti e in poche parole, diciamo che l'ufficialità degli account ufficiali di Matera 2019 ha ceduto volutamente il posto a quello di un racconto invece collettivo intorno alla candidatura. Questi sono alcuni esempi, diciamo, di tweet di membri del Web Team che hanno avuto un grosso seguito e anche di come noi avevamo attenzione anche nei confronti delle altre città candidate, quindi sempre con un atteggiamento di cordialità abbiamo seguito le attività delle altre candidate, non vivendo questa come una competizione, ma appunto come un percorso collettivo di crescita di un intero territorio. Diciamo che possiamo dire che questo amore è stato incorrisposto, che questo anche, però non ci ha permesso di fermarci, però siamo stati, diciamo, gli unici in quella fase ad avere attenzione anche per le altre città candidate. Nei momenti ufficiali, diciamo, importanti del percorso di candidatura abbiamo gestito a più mani gli account ufficiali di Matera 2019 e questo perché diciamo, ci siamo sentiti sempre parte di una squadra più ampia. In questo modo abbiamo potuto, diciamo, dare anche valore alle competenze singole dei membri del Web Team e infatti in alcune occasioni c'era chi gestiva gli appuntamenti live, chi traduceva da remoto i contenuti pubblicati sui social e quindi pubblicandoli in diverse lingue, chi da remoto seguiva le attività e quindi condivideva i contenuti, chi monitorava le performance e quindi i risultati delle nostre azioni digitali.
Questi sono alcuni degli esempi di alcune delle azioni digitali di cui parlavamo, cioè Porta Matera nel 2019 e The 7 Hours. Utilizzo degli hashtag molto importanti per noi perché non hanno nessun proprietario e quindi permettono alla partecipazione e al racconto collettivo di qualsiasi azione. Porta Matera nel 2019 è stata un'azione messa in campo in occasione della prima audizione a Roma dello staff di Matera 2019 con i membri della giuria che giudicava, diciamo, la competizione del titolo di Capitale Europea della Cultura. L'hashtag è stato Trend Topic per 5 ore, la visita della commissione, la visita, l'audizione è durata mezz'ora e sono stati presentati anche lì durante l'audizione, proprio in tempo reale, il flusso di conversazioni che ruotava intorno all'hashtag Porta Matera nel 2019 e ha prodotto più di 1.800 tweet. The 7 Hours invece, più recente, in occasione della visita della commissione, quindi a ridosso proprio della scelta della Capitale Europea della Cultura, che ha prodotto 5.000 tweet e 800 foto su Instagram in sole 7 ore, che erano poi le ore proprio in cui la commissione ha visitato la città, solo 7 ore. Questa è appunto la comunità, un esempio della comunità che si è creata intorno a Matera 2019 e quindi anche al tema e ai valori che portava avanti la candidatura. I numeri che fermi naturalmente al settembre 2014, perché poi c'è stata, diciamo, l'ufficializzazione della designazione di Matera Capitale Europea della Cultura, che dimostrano il grande impegno dall'inizio del 2011, quindi la nascita degli account di Matera 2019, e l'incremento fortissimo poi dall'ingresso in shortlist alla designazione, quindi un grande impegno sul digitale e quindi un grande lavoro anche del web team. Il lavoro del web team ha permesso a Matera di diventare Capitale Europea della Cultura, grazie anche appunto all'impegno e al lavoro, diciamo, che ha messo in campo. E questa è un'immagine simbolo per noi, perché nel momento in cui il presidente della commissione ha dovuto decidere come comunicare la città che aveva ottenuto il titolo, ha deciso di farlo tramite il proprio tablet, proprio perché ha voluto sottolineare il grande valore che era stato dato al digitale nel percorso di candidatura, che aveva permesso la partecipazione e quindi la condivisione dei valori della candidatura e la nascita quindi di una grande comunità online intorno al progetto. Il web team ci insegna quindi che non c'è conoscenza senza condivisione. È ancora attivo oggi ed è stato anche, diciamo, il punto di partenza di un'altra grandissima esperienza di Matera 2019, che è quella della nascita e della crescita della piattaforma della community. E in questo modo passo, diciamo, cedo la parola alla mia amica e collega Ida, con la quale condividiamo questo percorso già dal 2012, e come avete visto in tutte le slide, il nostro atteggiamento, il nostro mood è quello del together, questo gioco di parole together to get there. Quindi lo facciamo insieme. Grazie. Questa di sotto, vero? Allora, da Web Team nasce la community. Cos'è la community Matera 2019? È una piattaforma digitale nella quale tutti sono stati invitati a intervenire per discutere dei temi, per condividere dei progetti, per fare delle proposte. Sono molto contenta di aver sentito nelle presentazioni precedenti che molti dei concetti base che abbiamo utilizzato per la nostra community sono evidentemente condivisi anche da community diverse. La nostra, diciamo, quella tassonomia che faceva vedere l'amico prima, di cui purtroppo non ricordo il nome, è sicuramente una community che sta nella sezione complicated, è una community di cittadini, non di tecnici, non di nerd, non di persone specializzate in qualcosa, ma una community di cittadini. Questi sono i numeri della community ad ottobre 2014. Come funzionava la community? Era una piattaforma digitale nella quale c'erano dei temi che erano decisi da noi, cioè dal board. Il board era fatto da i membri più attivi del web team, quindi da persone che si erano in qualche modo anche autocandidate ad essere community manager. Nell'ambito dei temi, gli utenti potevano postare delle missioni. Le missioni non erano altro che dei progetti.
Per esempio, uno dei temi poteva essere condividi un progetto per vincere e tutti quelli che erano iscritti alla community, l'iscrizione era semplicissima, bastavano una potente, una password, mettere una foto, due righe di bio, potevano postare un progetto dicendo questo è il mio progetto per portare Matera alla vittoria. Naturalmente erano organizzati come se fossero dei post e quindi tutti potevano commentare. Commenti liberi, naturalmente, nei quali c'erano soltanto un minimo di rispetto, insomma, dell'etichetta delle persone. La nostra community ha funzionato su tre regole non negoziabili, perché decise dal web team prima di avviare la community, ed erano, adesso le spieghiamo una per una, l'apertura, il rispetto e il merito, che sono temi che noi pensiamo possano essere validi per qualunque community. L'apertura. Questa è stata una cosa che è stata già detta da qualcuno di voi. Chiunque può iscriversi, può leggere, può commentare, può scrivere a sua volta, la piattaforma è pubblica. Però una piattaforma del genere è per chiunque, ma non per tutti. Nel senso che se ti iscrivi e decidi di far parte della community, evidentemente quello che dirai verrà preso in considerazione dalla community stessa. Se non ti iscrivi e ne stai fuori, non hai il diritto di lamentarti di niente, cioè di nessuna delle decisioni che vengono prese lì dentro. Questo naturalmente significa anche che poi una community online lascia fuori, e infatti questo è un problema che abbiamo cercato di risolvere adesso dopo la proclamazione, persone che hanno poca dimestichezza con il digitale, per esempio le persone anziane o comunque persone che insomma non si trovano a loro agio in un ambiente digitale. L'unica cosa era il rispetto delle regole della community etiquette, era vietato insultare, era vietato fare attacchi personali, era vietato usare dei limiti, diciamo, della espressività, delle parolacce, e su questo diciamo, interagivano i community manager che poi moderavano, dicevano guarda, forse non è il caso, eccetera. In realtà poi in tutto il periodo di apertura della community abbiamo avuto forse uno o due casi di, diciamo, di flame proprio dichiarati. Ma il rispetto, anche questa è una cosa che è venuta fuori da qualcun altro, è fare una promessa credibile. La promessa credibile è quella. Allora, se tu entri in una community e perdi del tempo perché devi iscriverti, poi devi leggere quello che hanno scritto gli altri e capirlo, poi devi sintetizzare il tuo pensiero e scriverlo a tua volta in maniera chiara, in maniera che tutti possano capirlo, questa è una cosa che porta via tempo. Allora, se perdi tempo a ragionare con noi, evidentemente quello che viene fuori dalla discussione noi ti promettiamo che lo terremo in ampia considerazione. Noi, per esempio, abbiamo messo sulla community dei pezzi del dossier di candidatura, che è una cosa molto forte, cioè abbiamo detto questi sono alcuni dei concetti che vorremmo mettere nel dossier di candidatura a cui stava lavorando un comitato scientifico, quindi delle persone, diciamo, massimamente esperte. Che ne pensate di questa cosa? Sono nate delle discussioni infinite, diciamo, anche filosofiche rispetto al ruolo di Matera nel mondo, Matera in Europa, eccetera. Però alcune delle cose che sono venute fuori, che erano diverse da quelle che aveva scritto il comitato scientifico, sono state poi riportate nel dossier. Questa è una cosa molto forte, che abilita, perché il rispetto significa io ti do in mano i mezzi per fare una cosa. L'abilitazione, con l'aiuto di tutti naturalmente, non è dire questo è ti piace o non ti piace, che è una partecipazione consultiva, ma è il senso di qualcosa che viene fuori da una discussione e che può essere anche molto diverso da quello che si pensava all'inizio. Cioè in una community, per esempio, politica, tra virgolette, oppure in una community di un'amministrazione comunale, se si apre un discorso su una determinata scelta da fare da parte dell'amministrazione, chi, l'amministratore che mette tra virgolette in mano ai cittadini questa decisione, deve essere poi pronto ad accettare una decisione che sia diversa da quella che lui aveva in testa. Questa è una cosa particolarmente complicata. In merito, l'attenzione sui temi portati in una community non è uguale per tutti i temi, cioè su 50 missioni che sono state postate, alcune raccoglievano 100, 150, 200 commenti, altre uno o due commenti. Evidentemente c'erano alcuni temi che erano considerati più interessanti, alcune missioni che erano considerate più interessanti ed altre meno, e segue in genere un andamento paletiano, cioè l'80% dei progetti raccoglie il 20% dei commenti, il 20% dei commenti raccoglie l'80% dei progetti. L'uguaglianza, e quindi l'attenzione ai temi minori, stare attenti che nessuno si sente escluso, è una cosa molto nobile e noi la perseguivamo, nel senso che, come dire, cercavamo sempre di dare il benvenuto ai nuovi iscritti, di dire guarda, questa cosa è interessante, forse si potrebbe fare così piuttosto che cos'ha. Però in rete non va perseguita, nel senso che se un tema attrae 150 commenti vuol dire che deve essere seguito quello piuttosto che un altro tema che invece ne ha raccolti solo uno o due.
Il merito, cioè chi passa più tempo sulla community, chi spende più del suo tempo per discutere con gli altri, è una cosa che va resa visibile. Nel nostro caso avevamo una sorta di punteggio, chiunque postava un commento prendeva 2 punti, se ti scrivevi 10 punti, ogni commento che postavi 2 punti, e quindi c'era una sorta di graduatoria delle persone che erano più presenti sulla rete che erano, e su quella community che era fortemente visibile nel lato destro. Quali sono stati i risultati? I risultati sono stati la creazione di un mezzo aperto a tutti, che ha contribuito a costruire la conoscenza della candidatura. Tenete conto che uno degli elementi che ci veniva chiesto, che la comunità europea chiedeva di considerare per la candidatura di Matera 2019, era il tema città-cittadini. E questo è stato il modo con il quale noi abbiamo cercato di far conoscere a tutta la città, ma anche a tutta la regione, e anche a tutto il resto d'Italia, diciamo, la nostra candidatura. Quindi un senso di appartenenza, come diceva prima qualcun altro, uno spirito di squadra, un'analisi approfondita dei problemi e dei temi della città, che alla fine diventavano anche problemi di carattere amministrativo, anche se esulavano un po' da quello che noi volevamo fare, e quindi, in una parola, usando un'espressione molto usata da Fabrizio Barca, che probabilmente qualcuno di voi conoscerà, una cosiddetta mobilitazione dell'intelligenza collettiva, cioè un elemento per il quale si stabilisce che nessuno può conoscere quel problema più dei cittadini che quel problema affrontano quotidianamente. Quindi se cerchi una soluzione la devi chiedere a loro. I risultati sono stati attivazione di collaborazioni di reti, di ponti, di link, abbiamo unito i puntini in tutta la regione, e questo è stato... E quindi il risultato finale, questa è un'immagine, mi dispiace che non possiamo vedere il video perché non abbiamo tempo di farlo, non potevamo montarlo, però diciamo questo è il momento della programmazione, cioè il momento nel quale Franceschini ha preso quel famoso tablet dalle mani di Steve Green e ha detto: la capitale europea della cultura del 2019 è la città di pausa Matera. E quindi diciamo la mettiamo come foto significativa perché siamo consapevoli del fatto che un pezzo, magari non tutto, ma un pezzo piccolo di questa città che si abbraccia è stata dovuta anche al lavoro che abbiamo fatto con la community, con il web team e con la diffusione tra virgolette digitale della candidatura. Questo è la... Cosa succede adesso, da ora in poi? Da ora in poi dobbiamo affrontare un problema un po' più interessante, nel senso che è facile coinvolgere delle persone quando c'è un obiettivo molto alto, cioè l'asticella emotiva è molto alta quando si corre verso la vittoria di un premio, in particolare se c'è una competizione con altre città. Adesso l'asticella emotiva si è abbassata perché non c'è più competizione, quindi paradossalmente è diventato un po' più difficile. Cosa succede al web team da ora in poi? Ok. Al web team succede che ad oggi siamo più di 90 iscritti, c'è stato un rilancio nel 2017 del gruppo che ha portato un sacco di nuova energia e nuova vitalità, e quindi passiamo da sicuramente essere un pilastro della fase di candidatura, quindi sicuramente parte della strategia di comunicazione digitale della fase di candidatura, ad essere protagonisti della capitale europea della cultura. Il web team è sempre più protagonista delle attività e del processo di avvicinamento e di creazione del programma culturale del 2019, proprio molto molto più attivamente, partecipando proprio ai momenti di costruzione del programma, e quindi con l'obiettivo ad oggi di raccontare la migliore capitale europea della cultura possibile. E la community? La community, dà per scontate le regole che abbiamo detto prima, che restano uguali. Naturalmente, siccome siamo capitale europea della cultura, bisogna che la community diventi europea. Quindi una delle prossime cose che faremo è fare un altro evento di kick-off della nuova community, nella quale invitiamo non soltanto i responsabili delle community di altre capitali europee, sia passate che presenti che future, ma anche 4 ragazzi che fanno parte, diciamo, della cerchia del Mediterraneo, quindi 4 ragazzi che abbiamo selezionato dai community manager dei paesi dell'Africa mediterranea. Diventa dichiaratamente, molto più che in passato, una community di progetti, cioè sarà una piattaforma digitale, ci stiamo lavorando in questi giorni, nella quale chiunque potrà postare dei progetti, perché adesso abbiamo anche la possibilità di fare un bando per i progetti di community, naturalmente con dei microfinanziamenti, e alcuni di questi progetti, quelli più interessanti, possono andare a finire nel programma ufficiale del 2019, quindi è una cosa abbastanza
interessante. E quindi questa, diciamo, nuova community rispetta le regole che c'erano prima e cerca di allargarsi all'Europa seguendo quello che è stato un po' il nostro mantra, cioè che cosa Matera può portare all'Europa, che cosa l'Europa può portare a Matera. La community sarà online tra poco, noi naturalmente vi abbiamo già selezionato, quindi avremo tutti i vostri contatti, quindi sarete stalkerizzati senza pietà per iscrivervi anche voi alla community, perché come qualcuno ha già detto prima, una cosa molto interessante è la creazione di meta community, cioè di community di community. L'adesione ad una community può essere fatta non soltanto dai singoli, ma anche da rappresentanti di gruppi, che è quello che faremo con i paesi dell'Africa mediterranea e quello che faremo con le altre capitali, con le altre ECOC. Speriamo di avervi dato una panoramica, insomma, di quello che è stato, di quello che siamo riusciti a fare. Per il resto vi ringraziamo. Ma quello che mi è emesso dai racconti di tutti questi gruppi è che ci sembra ci sia un po' un filo rosso che lega queste comunità del concetto anche di crowdsourcing, cioè in sostanza si creano delle comunità e meta comunità, e forse la meta comunità è la fonte del crowdsourcing, ovvero io voglio contribuire al raggiungimento di determinati obiettivi misurabili eccetera, ma senza necessariamente voler far parte della comunità di Matera, allora non mi ricordo come si chiama quella vostra, per esempio. 27. Com'è? Matera? 20 di... Vabbè. 2019 volte, c'è un easter egg, ma l'hanno detto 2019. E quindi questo è un elemento che sempre grazie anche alle piattaforme, le tecnologie digitali hanno facilitato, cioè quello di poter esercitare l'azione del crowdsourcing verso comunità, ovvero meta comunità, che invece non vogliono necessariamente entrare in maniera attiva all'interno di una comunità come quella vostra o qualsiasi altra, insomma, ma che comunque influisce sulla mia vita perché faccio parte di quella meta comunità, no? Un po' come... Avete pensato al concetto di crowdsourcing? Sì, è una cosa che mi sono scordata di dire nella fretta, poi mi mette ansia quella parte di tempo che scorre. Abbiamo il dovere di pensare anche al pezzo di community offline, come dicevo prima, il pezzo di community di persone che non se la sentono o non sono in grado di andare, diciamo, su una piattaforma digitale. Quindi ci sarà uno sportello della community offline nella quale i cittadini possono andare proprio fisicamente a dire: io vorrei fare questa cosa per il 2019. Naturalmente anche lì troveranno qualcuno che fa un'operazione di scouting come quella che faremo poi su quella della community digitale, cioè aiutarli a costruire un documento di progetto, cioè aiutarli a rispondere a una serie di domande. Descrivimi per bene il tuo progetto, sai già quanto potrà costare, quanto hai già pensato di trovare i soldi, perché sei proprio tu la persona più adatta a realizzare questo progetto. Naturalmente questa cosa può essere fatta online e ovviamente online ha un effetto dirompente, perché online, come sapete benissimo, questa cosa può essere vista anche dal Giappone, mentre quella offline resta un po' l'interazione tra chi va allo sportello e chi parla. Però pensiamo che il community manager che verrà fuori dall'evento di kickoff, che inchioderemo allo sportello, abbia anche l'incarico una volta alla settimana di prendere i progetti più interessanti che i cittadini, per esempio anziani, sono andati. C'è stata per esempio una signora anziana che conosciamo bene, la mamma di una nostra collega, che ha avuto questa idea di ricavare delle lampade riciclando le bottiglie di plastica. E quindi si è creato proprio un suo laboratorio. Questa è una cosa bellissima perché è uno dei peraltro fa parte di uno dei progetti, dei 50 progetti del dossier, però è completamente offline come progetto. Allora l'idea è che qualcuno possa prendere questo progetto e raccontarlo in digitale per avere altri spunti è un'altra delle cose che cerchiamo di fare. Sulla questione, diciamo, dei finanziamenti, nella vecchia versione ma anche in quella nuova, limitatamente al fatto che ci sarà un bando, cercavamo sempre di incoraggiare progetti che potessero essere a costo zero, cioè
che non avessero bisogno di finanziamenti, quindi sono stati automaticamente lasciati leggermente in disparte progetti. Io vorrei fare questa cosa, però costa 10.000 euro, e va bene, non ce l'abbiamo 10.000 euro. Però per esempio, però ti possiamo aiutare a trovarli, vabbè, diciamo che è cosa che non c'è quasi mai riuscita. Per esempio, uno dei progetti più belli nati dalla community ci ha scritto un gruppo di ragazzi che facevano trekking, che adesso sono anche guide, che volevano, dice io vorrei fare questa cosa, il giorno che arriva la commissione a Matera, sì scusate, chiudo subito, il giorno che arriva la commissione a Matera, noi vogliamo partire una settimana prima da un paesino in provincia di Potenza, che è l'altra provincia della Basilicata, e fare una sorta di pellegrinaggio a piedi, cioè arrivare a Matera camminando a piedi, naturalmente a tappe, perché sono più di 150 km fatti diciamo di sentieri di montagna, e vogliamo arrivare a portare alla commissione il, come dire, il messaggio che anche la Basilicata rurale è, come dire, sostiene questa candidatura. Questa cosa messa sulla community è letteralmente esplosa, nel senso che ci sono arrivate richieste di adesione a questa specie di pellegrinaggio laico da tutta la regione, per cui per la fine erano quasi 100 persone che partendo da punti diversi della regione si sono poi ritrovati tutti quanti a Matera. Siccome l'ho seguita io l'organizzazione di questa cosa, tutto a costo zero naturalmente, perché insomma, questi ragazzi dormivano chiedendo ospitalità ai comuni che li ospitavano nelle palestre, tipicamente perché c'era la possibilità di farsi la doccia, eccetera. Abbiamo attivato le associazioni di volontariato che gli facevano mangiare qualcosa quando arrivavano, e quindi in generale siamo riusciti in qualche modo a far arrivare queste 100 persone la sera prima e poi il giorno dopo, e vi confesso insomma che l'arrivo di questo gruppo di persone con gli zaini infangati, laceri, stanchi, che si è fatta incontro alla commissione che usciva da un altro palazzo cantando tutti insieme, è stato uno dei momenti più emozionanti sinceramente di quel pezzo di percorso di candidatura. Quindi le cose si possono fare anche gratis, anche molto belle. Diciamo, avete fatto un ottimo lavoro e con tante cose non banali, secondo me. La domanda era, avevate all'interno del gruppo delle persone che lo facevano magari per professione, gestire una community piuttosto che... Cioè, che bel grande... Allora, io ti parlo della mia esperienza personale, nel senso che l'inizio, io parto come membro del web team di Matera 2019 nel settembre 2012, perché è stato organizzato un workshop gratuito sull'utilizzo dei social network e di come i social network potevano aiutare la candidatura di Matera 2019. Perché non l'avevamo detto tante volte, e quindi nasco da quell'esperienza lì con delle persone che sono venute gratuitamente a fare questa giornata di formazione. Nasce il gruppo da lei nello stesso modo. Ad un certo punto diciamo, alcuni di noi si sono professionalizzati, quindi cioè le loro competenze sono cresciute proprio intorno al volontariato fatto nei confronti di Matera 2019. Oggi io da metà 2013 sono responsabile della comunicazione digitale di Matera 2019, quindi anche in fase di candidatura gestivo, ero membro del web team, però a livello professionale gestivo anche gli account ufficiali. Questo ci ha permesso anche una interazione facilitata tra i membri del web team e tra virgolette lo staff della fondazione, del comitato. Ida ad un certo punto ha preso in mano la community e quindi è stata proprio community manager della community Matera 19, lo sarà anche in questa fase, quindi sì, dietro c'erano comunque persone che, cioè c'era un coordinatore del web team, quindi poi naturalmente abbiamo avuto un maestro che diciamo è stato il metodologo, quello che in qualche modo ci ha spiegato alcune cose.
che aveva anche scritto in un libro, non so se qualcuno di voi l'ha mai sentito, si chiama Alberto Cotti, che ha scritto un libro che si chiama Wikicrazia, nel quale spiega appunto l'importanza delle community dal basso anche per prendere delle decisioni sulle policy pubbliche, che ha organizzato quel giorno, diciamo, la giornata di formazione, perché era stato incaricato dall'allora comitato Matera 2019 di gestire, di darci degli indirizzi su questa vicenda della community. Poi fra noi sono venuti fuori delle personalità, diciamo, esuberanti, una fra tutte, Piero Pavicelli, detto Piersoft, che forse qualcuno di voi avrà visto imperversare su Twitter o su Facebook, che adesso si occupa a livello professionale, anche lui ha imparato un mestiere, nel senso che adesso si occupa a livello professionale di open data, di contact dojo, di lavoro nelle scuole con digitale e così via. Ma il messaggio, infatti, secondo me forte è proprio questo, che da un gruppo di volontari sono nate professionalità che sono state portate al di fuori del progetto, ma che sono rimaste anche all'interno del progetto per farlo crescere. Altre domande? Ok, senti, avete parlato di gamification del forum, quindi mettere quante risposte, e questo apre a volte un interrogativo abbastanza interessante. Come riuscite a bilanciare persone che hanno molto tempo ma non riescono a dare contributi veramente utili con persone che hanno poco tempo ma che invece sono fondamentali per la crescita, l'evoluzione, lo sviluppo delle idee poi portate avanti sul forum? Allora, chi ha poco tempo ma molte idee ovviamente porta un certo tipo di contributo, che è quello di lanciare i sassi nello stagno. Ma c'è uno spazio anche per chi, anzi sicuramente c'è uno spazio anche per chi ha molto tempo e poche idee, nel senso che può in qualche modo andare a traino delle idee altrui, tra virgolette. Una delle cose che facevamo era quella di incoraggiare le persone a scrivere progetti. Qualcuno prima sui progetti imprenditoriali ha detto che uno dei problemi è: non vorrei mai partecipare ad una community nella quale scrivo la mia idea di startup perché poi qualcuno me la ruba. In realtà abbiamo imparato che rendere pubblica un'idea è il modo più sicuro per non farsela rubare, nel senso che una volta che l'hai scritta tutti sanno che la tua c'è la data del post, e quindi se qualcun altro farà una cosa simile tutti diranno: ma l'hai rubata da quello. Quindi paradossalmente la pubblicizzazione della propria idea è una cosa che ti difende dalla difficoltà di furto. Quelli che avevano molto tempo rispondevano, diciamo, commentavano su tutti i post. E quindi, voglio dire, alla fine, se non avevano delle idee proprie, potevano però contribuire. Sapete benissimo, meglio di me, che uno degli elementi fondamentali di una community è che se io scrivo una cosa e dico però questo pezzo ce l'ho, quest'altro non ce l'ho, mi manca, ci può essere qualcun altro in qualunque altra parte d'Italia o del mondo che dice questo pezzo qui ce l'ho io, quindi facciamolo insieme. Oppure questo pezzo che tu non hai so io dove potertelo trovare, e quindi questo è il senso poi dell'interazione digitale. Anche banalmente scrivere questa è la mia idea ma non ho il tempo di realizzarla, se a qualcuno interessava l'idea poteva portarla avanti dichiarando che stava portando avanti un'idea di un'altra persona che però non aveva il tempo di realizzare o di portarla avanti. Un altro progetto bellissimo, ce l'ho un minuto ancora, lo scorciato. Un altro progetto bellissimo scritto da una persona che è stato uno dei peggiori troll della storia del mondo, cioè io da 4 anni l'ho bannato dovunque, perché veramente, però questa idea era molto buona, infatti è stata realizzata. Era quella di, non so se qualcuno di voi è mai stato a Matera, c'è il quartiere storico che si chiama I Sassi di Matera, che sembra un po' un presepe, eccetera. Allora lui diceva, con la collaborazione dell'amministrazione, ad una certa ora dell'imbrunire, cioè a settembre, quando sta per fare buio, chiediamo di spegnere tutte le luci di un pezzo dei Sassi. Quindi c'è un pezzo dei Sassi di Matera che all'improvviso diventa buio. Poi, grazie alla collaborazione di molte associazioni di volontariato che erano già lì piazzate, si accendono delle lampade, insomma, tipo quelle lì che servono per allontanare le zanzare, insomma, delle candele, però un po' più grosse. Per cui l'idea era che dall'alto un pezzo di sasso a un certo punto diventa buio, poi piano piano cominciano ad accendersi tutti questi lumini che riprendevano la vecchia tradizione, eccetera, eccetera. L'abbiamo realizzata questa cosa. I giapponesi erano impazziti di fronte, perché stavano su un punto panoramico, quindi si è visto questo pezzo di buio, e poi a mano che cominciava per l'appunto a fare buio anche dal punto di vista atmosferico, si accendevano tutte queste migliaia di lumini dovute al lavoro delle associazioni di volontariato. Quindi la sensazione era quella del cielo capovolto, infatti si chiamava Matera cielo stellato. Questo è un altro esempio di una cosa realizzata praticamente a costo zero, cioè giusto il costo di acquisto dei lumini, che l'ha sostenuto il comune peraltro.
siamo stati molto contenti. Vabbè, non fa niente. 4 anni troll, però. Questa è, mi annuncio che questo è uno dei temi che vorrei porre alla vostra attenzione nella conference del pomeriggio. Come vi regolate con i troll? Perché la nostra regola è che è vietato dar da mangiare troll, cioè il troll, la persona che interviene solo per fare polemica, soltanto nelle community, soltanto per, va totalmente ignorato, che è una cosa che strappa brandelli di fegato, sinceramente, però insomma ci si può riuscire. Volevo capire voi come invece eravate regolati sui troll delle vostre rispettive community. Li picchiamo e mettiamo la foto sul gruppo. C'era l'ultima domanda. Siamo un po' in ritardo però. Tara, è velocissimo. Hai fatto riferimento hai detto alle persone anziane, in qualche modo col digitale avete trovato un modo per risolvere questo problema? Lo state risolvendo? Avete qualche idea? È distratto, perché l'ho già detto. Ho detto che ci sarà uno sportello di community offline, uno sportello fisico, dove le persone che non hanno dimestichezza con il digitale possono andare a proporre la loro idea, e si fa offline la stessa operazione che facciamo online, cioè un'operazione di scouting per cercare di capire se sono progetti realizzabili. E poi chiediamo che il community manager offline prenda progetti interessanti e comunque li metta sulla community, magari con un codice diverso, e faccia un po' da tramite tra l'offline e l'online. Sì, è una dimensione che abbiamo. Come funziona questa cosa? La stiamo ancora mettendo in pratica, ma immaginiamo che sì.